Siamo arrivate a Parigi! Siamo tipo gemelle, tutte e tre con i boccoli di Natalia. E buongiorno ragazzi! Finalmente un mio vlog non incomincia al buio e soprattutto alle 5 del mattino. Fortunatamente oggi è un orario decente, sono quasi le 8 e anche oggi abbiamo un aereo che ci aspetta, questa volta però per Parigi. Forse è la prima volta dall'apertura di questo canale che per un vlog di viaggio, insomma, mi sveglio in un orario decente. A questo punto diamo inizio a questa vacanzina tra ragazze. Momento della verità, abbiamo la bilancia. Già che si chiude, è una gran cosa, eh. L'ho sistemata io. No, mi sa che non si appoggia, Lisa. Vedi che tocca. 19, voilà! Record. Per una volta ci è andata bene. Quindi abbiamo ancora 3 kg da metterci. No, 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 basta, Lara, basta. La nostra sicurezza è tutta in mano a Lara, che è vicina all'uscita di emergenza. Ragazzo mio, guida bene e basta. Sei pronta a salvarci? Siamo arrivate a Parigi, adesso recuperiamo la valigia, questa non te la faccio perché sto parlando da sola e poi troviamo il modo per andare in città finalmente. L'ho sempre voluto fare da piccola. Ah, che male. Per andare in città abbiamo deciso di prendere l'Uber ed è la soluzione che vi consiglio se siete in un piccolo gruppo, perché per 50 minuti di corsa abbiamo speso soltanto 45 euro. Ed eccoci qua, finalmente a Parigi, siamo appena entrate in hotel. La nostra stanzina è tipo, com'è che si chiama? No, la veranda. Mansarda. E sono le 5, stiamo morendo di fame perché io e Lara ci siamo smezzate una barretta di My Protein e basta. Di destinazione Notre Dame perché l'altro ci È vicino mettevamo. ai quartieri latini. Ah, ok. Quindi a me fai 30, fai 31. Allora, l'esperta di Parigi è Alessia, Sì, perché un giorno. però sicuramente più di noi che è la prima volta, per me è Lara. Notre Dame era da vedere, era una tappa obbligatoria. Adesso andiamo a mangiare però, ragazze. No, allora, un po' di cultura, dai. Io l'ho già fatta la spiegazione, non avete ascoltato. All'alba delle 6:30 abbiamo trovato un posticino per mangiare e Lally ha preso una tartare e io e Lara invece non mi ricordo come si chiama, con un sacco di cosine. Buonissimo, bello fritto, bello unto, buono. Pensavamo di farci il ritorno a piedi, ma erano 40 minuti, sportiva, quindi no, 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 sportiva raga, troppo freddo, quindi metro. In che fermata dobbiamo scendere? Alesia. Natalia. Tornate in hotel, io sono morta, cioè sono davvero un pezzo di ghiaccio, quindi ho preparato una tisana alle ragazze e adesso le andrò a portare. Mi prendono sempre in giro. Stavo pensando, non farmi vedere la No! Raga, questo vlog non so come verrà perché. Lara, che gusto vuoi? Sembra la terra. Non lo so, Lisa. Ci siamo restaurate dopo un paio d'ore di riposo. Andiamo in una discoteca, poi sicuramente mangeremo qualcosa perché nel frattempo ci è venuta un po' di fame. Questo è il mio outfit di stasera. I miei capelli sempre un po' da lord, ma dopo dovrò scioglierli. E niente, come al solito, per rimanere dentro una palestra, leggings Però li ho fatti fatti io. da Lara. Infatti sono più belli di quelli da palestra. Lei cuce, anche questi qua li ha fatti lei. Uguali, queste qua sono a zampa e invece ne sono aderenti. Andiamo. Siamo tipo gemelle, tutte e tre con i boccoli. Nere, ovviamente. Andrà tutto bene? Molto bene, speriamo. All'alba delle 4 di notte, ti ho trovato! Ciao! Una follower da tanto tempo. A Parigi, cioè, Esatto, simile, davvero. Ci siamo trovati fuori dalla discoteca. Sì, a caso, completamente. Sono le 5 e stiamo tornando in hotel. Ed
Ed eccoci qui, pronte per incominciare un'altra giornata. Ammetto che questa giornata in realtà è iniziata un pochino in ritardo, perché ieri abbiamo fatto molto tardi. Era però da non so quanto tempo che non mi divertivo così tanto ad andare a ballare. Oggi andremo a fare altri giri, insomma ieri alla fine eravamo un po' stanche, avevamo fame, non abbiamo avuto tempo di girare troppo. Incominceremo la giornata facendo un bel brunch. A questo punto Lara finisce di farsi le foto, perché oggi è così bella. Grazie. No, non solo oggi, scherzo. Sì, bella, scherzo. E a questo punto direi che possiamo uscire, anche perché io ho un po' fame. Allora, siamo arrivate, c'è una fila assurda, quindi aspetteremo di mangiare ancora un bel po'. Andare a vedere la Torre Eiffel? No. 1 hour later. Abbiamo aspettato un sacco. Un tavolo si è liberato, speriamo sia il nostro quello. Altrimenti già stava per terra. No. Questi vanno mangiati così, tutti interi. Grazie per i tuoi consigli nutrizionali. Mamma mia, raga, va bene che c'avevo fame, però è un piattone gigantesco. Anche Lara l'ha preso uguale, ma col tonno. E poi qua abbiamo una baguette. Ale ha preso le uova e il salmone. E qua instagrammiamo un pochettino tutto. Assaggiamo. No, ogni tanto lo faccio, però proprio buonissimo, me l'aspettavo caldo, sinceramente, invece è un po' freddo gelato, però buono. Abbiamo visto la Torre Eiffel. Svolta a sinistra e prendi corsa Albert 1 Air. Abbiamo appena visto la Torre Eiffel, la temperatura è devastante. Cioè io neanche a Londra qualche settimana fa ho sofferto così tanto il freddo. E rieccoci qua. Vi consiglio tantissimo il posto in cui abbiamo fatto il brunch. Vi dico che come prezzi ovviamente costa un pochettino più dell'Italia. Fate conto che il mio piatto costava 24 euro. Però ne vale la pena, perché vi sedete lì, aspettate un pochettino perché c'è sempre fila, però avete una vista pazzesca, mangiate al sole, quindi davvero stupendo. Adesso niente, io mi sono ostinata a rifare i miei boccoli, nonostante so già che domani mattina mi sveglierò e saranno dritti come appunto questa mattina, e ci stiamo preparando per andare a cena. Ragazze, ci siamo pronte? Sì, ci siamo. Sì, che euforia. Anche stasera capelli mossi e nere come al solito. È stata carina, però ci sono dei punti un po' da rivedere di questa serata. Però almeno siamo tornate presto. Almeno 10, 5. Io devo 6. Tu, Lara? Ho mangiato bene, ma sì, un servizio sì. Ed eccoci qua, pronte per incominciare un altro giorno. Oggi in realtà è anche il nostro ultimo giorno qua, domani già partiamo. E riguardo alla serata di ieri, ci avete visto un pochettino scontente al ritorno in ascensore, perché il ristorante molto bello, sinceramente abbiamo mangiato molto bene, però l'unico problema è che abbiamo aspettato un'ora in piedi vicino al bancone prima di sederci. Non me la sento assolutamente di consigliarvelo appunto per questo motivo. A questo punto andiamo a farci colazione e poi andremo verso le Champs-Élysées, che ieri non abbiamo visto. La ricerca della colazione è abbastanza difficile. Abbiamo provato già 5 posti e hanno finito tutti il pane al cioccolato. Qua la caffetteria è self-service, praticamente metti dentro le monetine, scegli quello che vuoi e niente, scenderà. Sarà esattamente così, Lara, il tuo caffè latte. Lo so. Esattamente così. Basta, è finito. Sì, basta. No, va. Basta, amico. Dov'è la mia spuma? Eccolo! Certo. No, dai, è venuto. Finalmente abbiamo trovato la nostra colazione. Ci ha accompagnato qua uno sconosciuto, in realtà. Un professore. Di diritto. Sì, che ci ha visto veramente un po' spaesate e ci va, ma state cercando un po' per fare colazione? E noi, sì. Allora ci ha fatto fare tutto un giretto e in realtà pensavo stessi fermando qua con noi a fare colazione, però alla fine è stato gentilissimo e ci ha portato in questo posto che già vi consiglio. Io e Lara abbiamo preso queste cosine qua e anche un pane al cioccolato. Farò un casino perché mi si spaccherà tutta. Invece no. Buona! Ci vivrei. Anche il pane al cioccolato, direi. Molto buono.
finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare sugli Champs-Élysées. Raga, dopo 3 giorni che dobbiamo venirci, che è il posto preferito dell'Ale. E adesso ci facciamo una bella passeggiatina. Oggi finalmente non fa freddissimo, perché ieri, raga, il freddo che abbiamo sofferto è stato devastante. E niente, quindi oggi camminiamo. Adesso devo fare il TikTok. Divi solo se ti piace forma e posizione. Allora, abbiamo fatto 800 foto, andranno bene a Lara? Ma sono male, dai. Dai, ti sfoglia per fare la foto. Dai, che poi nelle foto sembra un'altra persona. Ci siamo fermate a fare una merenda, diciamo, in realtà sarebbe il pranzo. E Alessia ha preso il foie gras e noi adesso dividiamo questa qua che è... schifata. Perché? Dal foie gras? Sì, anche a me non mi ispira molto, Ale. Non è... Dopo aver recuperato le forze, siamo andate a vedere il Moulin Rouge. Stasera vi aspetto, il mio spettacolo è Moulin Rouge. Sicura? Non possiamo mancare, vai, fai vedere. Ballerina nata. E poi abbiamo continuato il nostro giro facendo un sacco, ma un sacco di scalini, fino ad arrivare alla Basilica del Sacro Cuore, da cui c'era una vista bellissima su tutta la città. Ed eccoci qua, queste qua sono le ultime nostre ore a Parigi. Adesso andremo a farci il nostro ultimo brunch e poi prenderemo il nostro aereo, purtroppo. Sono stati solo 3 giorni, ma boh, raga, davvero divertentissimi, sono volati. Io un altro paio di giorni li avrei fatti molto volentieri. E riguardo quello che abbiamo fatto ieri sera, abbiamo avuto un problema tecnico, tutte e tre, ovvero che ci si è spento il telefono. L'unico video che sono riuscita a fare è stato questo, perché insieme ai nostri amici siamo andati in questo hidden bar, se così vogliamo chiamarlo, messicano, e quindi abbiamo passato una serata tranquilla con loro, insomma, senza fare troppo tardi, anche perché stamattina abbiamo i checkout alle 11. Sono già venuti a bussarci un paio di volte dicendo: ragazze, dovete uscire, ma ecco, stiamo ancora sistemando qualcosa. Direi che vi portiamo ancora un pochettino con noi a Parigi, dopodiché ci vediamo a Milano. Ci hanno portato delle brioche gigantesche. Vabbè, raga, come colazione inizia bene. Non è tutta. Ecco, questo qua è esattamente il mio pranzo a Milano, in realtà. Me l'hanno già portato così, mi abituo che devo tornare e tornare a mangiare le mie solite cose. Merci. Ed eccomi qua, tornata nella mia cameretta. Avrei voluto fare la chiusura come al solito seduta sul letto, ma non è il caso, cioè sono davvero da prendere e buttare nella doccia, cosa che farò molto presto appena finisco questa chiusura. Comunque sono stati 3 giorni stupendi, ammetto di essermi veramente rilassata. Era da tanto tempo che alla fine magari partivo per una questione magari più legata al lavoro, quindi per fare video, creare contenuti e partire con le proprie amiche, partire con mia sorella. Cioè, voi dovete sapere che io e Lara Alessia siamo un gruppo proprio indivisibile, sia a Milano che in vacanza. Oltretutto siamo anche molto simili, cioè è una cosa abbastanza strana. Però davvero meta super consigliata, non soltanto da fidanzati, cioè noi 3 amiche ci siamo divertite come delle pazze. Poi avete visto, insomma, che non è stata una vacanza super all'insegna della cultura, non siamo andati in musei, però vabbè, abbiamo visto i monumenti principali, ma anche perché siamo andate a trovare dei nostri amici che erano lì. Sapete che quando vado in qualche città estera a salutare dei miei amici, facciamo la loro vita, cioè io faccio la loro vita e con le mie amiche abbiamo fatto la loro vita, quindi abbiamo proprio fatto organizzare a loro. E ovviamente ci hanno portato più che altro ai ristoranti, a ballare, a bere qualcosa. E quindi anche sotto questo punto di vista spero di avervi dato anche delle belle tip. Ma c'è anche un altro viaggetto in programma, anzi sarà già il prossimo video. Quindi vedrete poi dove andrò e soprattutto con chi andrò. A questo punto io mi vado a lavare e poi vado a dormire, perché davvero sono distrutta, che domani è un altro giorno e si ricomincia a registrare, creare contenuti come al solito, insomma. A questo punto, quindi, se vi è piaciuto, come al solito lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.